Roberto Piazza, Milano esce sconfitta 3-0 dall'Eurosuole. Partiamo da una constatazione: riconosciamo sicuramente i meriti degli avversari, che sono una squadra costruita per vincere. Milano ci ha provato, soprattutto nel secondo e nel terzo, è mancata però in qualche frangente. C'è un po' di rammarico su alcune situazioni? Il rammarico c'è perché abbiamo commesso qualche errore, che con la battuta che ha la squadra di Vitanova è normale, di troppo nel primo set. E secondo me il primo è stata proprio un'evidente dimostrazione di quanto la battuta possa inficiare il campionato, cioè una partita di pallavolo, o possa determinare il risultato finale della partita di pallavolo. Mentre invece, per quel che riguarda il secondo set, qualche imprecisione nostra, alla fine del set ci siamo presi mezzo rischio, non un rischio completo sulla battuta di Steve, ma ne abbiamo già parlato, quindi va bene. Il peccato è sempre che sei a sopra, se commettiamo un errore sappiamo come lo dobbiamo commettere, quindi pazienza, ci prenderemo più rischi. Nel terzo set, quando ti difendono con mura 1, 3, 4 palloni, è evidente che da una parte la squadra si sta meritando di portare a casa la partita e tu non hai fatto di tutto per poterlo fare. Quindi a me piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e dico: siamo arrivati a giocare un set alla pari e un terzo set quasi alla pari, perché siamo partiti con un grave ritardo. Prendiamoci questo, sappiamo che la differenza tra noi e Civitanova è grande, la dobbiamo colmare, consci di quello che abbiamo fatto finora, non buttiamo via niente, ripartiamo da domani a studiare Perugia, che è un'altra squadra che vuole vincere il campionato italiano. A proposito, Roberto, di bicchiere mezzo pieno, proprio partendo dall'analisi dell'avversario, cioè di un avversario al quale non puoi concedere niente, Milano può migliorare nella gestione di queste situazioni? Cioè è un miglioramento non solo tecnico ma anche, chiamiamolo mentale, ma più complessivamente appunto di gestione? Sicuramente Milano può migliorare tanto, e non dimentichiamoci che Steve Marr è arrivato in palestra venerdì pomeriggio, quindi è completamente senza allenamento da 10 giorni, quindi è normale che sia così. Milano può migliorare, e può migliorare tanto, e dovrà farlo se vuole arrivare a delle posizioni di classifica che secondo me le competono. Il primo quarto di stagione è stato archiviato, la partita di Civitanova apre quella che porterà la stagione, il girone d'andata, verso la fine. Hai detto già tu, la prossima avversario sarà Perugia, poi ci sarà, certo, Padova, poi ci sarà Trento, insomma avversari di un calibro diverso, dove Milano testerà questi miglioramenti. In questo momento penso a Milano, gli avversari contano di meno per me. Di conseguenza ci prendiamo quello che abbiamo fatto finora, non rinneghiamo quello che abbiamo fatto anche oggi, perché alcune cose sono venute fuori molto bene, altre un po' meno. Sappiamo che per rimanere là in alto bisogna lavorare e rischiare qualcosina, proveremo a farlo tutti insieme.